Poiché siamo nei depositi visitabili, ho pensato di tirare fuori dalle vetrine alcuni oggetti che in realtà i visitatori, anche percorrendo questo spazio, non possono, vedere come si deve. Questo è un libro d'ore di Antoine Delaunay, un artista nato in Borgogna a metà 400, e un libro d'ore è una raccolta di preghiere precedute da un calendario dei santi, quindi un calendario di solito un mese per ogni pagina in cui sono ricordate le principali festività liturgiche, cioè in quali giorni bisogna commemorare i santi martirizzati in specifiche date, e poi seguito dalle litanie. I libri d'ore erano oggetti preziosi commissionati da personaggi laici, quindi principi e le loro consorti, nobili, ricchi borghesi, e che servivano per la devozione privata, quindi per recitare le preghiere nelle varie ore del giorno, e sono sempre libri di piccolo formato, quindi in qualche modo maneggevoli e ricchi di miniature, quindi oggetti preziosi. Il calendario è un elemento significativo perché spesso permette, in base ai santi che sono ricordati, di ricondurre, di identificare il luogo di produzione dell'oggetto, la diocesi per il quale venne realizzato. In questo caso, purtroppo, visto che il codice proviene dal mercato antiquario, il museo lo acquistò nel 2003 e ha avuto diverse vicissitudini, anche interventi di rimaneggiamento, il fascicolo con il calendario che doveva essere all'inizio è stato asportato, ma per fortuna nelle litanie che sono al fondo, la menzione di certi santi venerati in modo particolare a Autun, Mâcon, Besançon, permette di ricondurre questo manoscritto alla Borgogna meridionale. Qui vediamo le miniature sono a piena pagina con le scene classiche, il ciclo dell'Annunciazione fino alla Crocifissione, dell'infanzia, della Passione di Cristo. Antoine Delaunay è un artista di formazione fiamminga che conosce in questo contesto, visto che i suoi primi committenti sono legati al duca di Borgogna Filippo il Buono, le grandi capolavori di Van Eyck e di van der Weyden, e alcuni elementi come i panneggi, questa che vediamo è la Natività, poi l'Annuncio ai Pastori, questi panneggi accartocciati, l'angelo dell'Annuncio ai Pastori, che naturalmente sono una cifra che riconduce a questa cultura, a questo linguaggio. Un artista molto importante per il Museo Civico perché concluderà la sua carriera dopo questa fase in Borgogna, poi lavorerà a Tolosa, a Barcellona, dal 1462 è residente ad Avigliana e lavorerà per abbazie piemontesi per i duchi di Savoia. E portando l'Ars Nova, quindi il linguaggio fiammingo declinato in modo molto originale, anche nei territori sabaudi. E a questo artista, Antoine Delaunay, il Museo Civico dedicherà a Palazzo Madama una grande mostra nel 2020 su cui stiamo lavorando in questo periodo.